Ciao fragoline e ciao fragoline. Allora, nuovo video. Vi faccio vedere come si cambia la pellicola del vetro temperato dell'iPhone 14 Pro. Allora, questo è la custodia dove c'è il kit, c'è la custodia. Qua dentro c'è il kit dove puoi cambiare il vetro temperato. Io la compro ovviamente su Amazon, cui adesso vi faccio vedere come si applica. Applico. Vi faccio vedere anche cosa c'è dentro. Calcolate che c'è anche per l'iPhone 5 6. Io ho anche questo dell'iPhone 5 e dell'iPhone 6. Vetro piccolo dell'iPhone 5 ed è fatto così. E poi, vabbè, vi faccio vedere anche questo perché se avete l'iPhone 5 e l'iPhone 6, avevo già fatto il video dell'iPhone 6, mi sembra, dove cambiavo il vetro temperato e ce l'ho ancora perché ho anche altri vecchi telefoni che ho dell'iPhone. Ma ovviamente vi faccio vedere adesso come si cambia il vetro temperato. Io mi sto trovando bene col vetro temperato perché quando mi cade il telefono, per fortuna il mio telefono non si rompe e vi dico che prende di quei voli. Ad esempio, era sul tavolo alto e il mio gatto ha preso il mio telefono, l'ha buttato per terra, l'ha lanciato e si è rotto appunto il vetro temperato. Per quello che voglio cambiarlo insieme a voi, perché poi quando il vetro temperato scheggia e anche se c'ha una riga, comunque meglio cambiarlo prima che poi si rompe del tutto e poi non vi protegge il cellulare. Costa poco, ce ne sono dentro tre e potete cambiarlo. Andiamo e vi faccio vedere che cambiamo il vetro. Allora, innanzitutto dobbiamo spegnere il telefono perché sennò non posso farvi vedere il vetro rotto. Adesso non so se lo notate, comunque qui è rotto. Va tirata via la cover, va tirata via la cover che va pulita anche questa, va pulito anche dietro perché è tutto sporco. Questo è l'iPhone 14. Allora, scusate, ok. L'iPhone 14, non so perché c'è una luce pessima o forse il telefono che sto allora sto registrando con l'altro telefono vecchio dell'iPhone e non so se si vede bene, per cui scusate la qualità, scusate la luce, ma non capisco se si vede bene. Comunque, non so se si vede. Ecco, forse così lo notate di più. Vedete che è rotto? Quello è il pezzettino rotto del vetro temperato. Così forse si vede meglio. Comunque proprio rotto, scheggiato. Forse, ecco, così si vede. Vedete che c'è la riga? Ecco, questo è praticamente rotto. Si vede tanto. Per cui va cambiato. Allora, prendiamo questo. E dentro c'è il kit completo. C'è il vetro temperato. Io ovviamente ne ho usati due. Per cui questo è l'ultimo che mi rimane. Devo comprarlo. Questo per aiutarvi a mettere il vetro temperato senza sbagliare. Questo per tirare via i peli, eccetera. Vabbè, qua ti dice grazie, scarica l'applicazione, bla bla bla. Pubblicità. E poi c'è questo, che è la pulizia, che serve a noi. Infatti, come vedete, io ne ho utilizzati due di vetri, solo che alla fine quello non l'ho usato. E poi c'è anche questo, che è praticamente la protezione della telecamera dietro, questo qua. Solo che io questo non lo metto perché quando fai video o le foto è scomodo perché non, col flash eccetera non li fa bene le foto e video. Per cui questo l'ho usato uno perché ce ne sono dentro due. Ma per il momento non lo sto utilizzando perché sinceramente non è utile quando fai le foto e video. È utile solo se non le fai. Comunque questo è il kit che trovate dentro a disposizione. Ovviamente
è facile da mettere, da utilizzare. Adesso vi faccio vedere. Allora, questo è il vetro, quello nuovo. Grazie a sta luce che fa un po' cagare, però comunque questo è quello nuovo. È intatto. E invece quello vecchio adesso lo stacchiamo così. Allora, quello è facile da staccare perché basta fare così. Con lo staccate. Ok. Calcolate che questo è quello vecchio rotto, che non so se si vede. Perché non si vede? Comunque questo è quello rotto. Vediamo se si vede. Ok, questo è quello rotto, per cui se vedete è proprio rotto. E adesso mettiamo quello nuovo, perché cioè così non va bene, dovete cambiarlo. Per cui iniziamo a prendere l'uno. È facilissimo, cioè questo è per il... Prendete l'iPhone e lo pulite, passate questo per pulire bene, così almeno levate via tutto lo sporco sul telefono che avete. Io questo lo uso anche dietro. Ok, non mettete dentro le mani, perché sennò tanto vale. Prendiamo il 2 e lo asciughiamo, perché l'altro era bagnato, invece questo è asciutto e ovviamente vi asciuga il telefono. Non ci devono essere impronte. Ok. Anche gli angoli. Cioè, come vedete, il vetro si è rotto, ma il mio iPhone è completamente intatto, nuovo. Cioè, proprio nuovo. Come l'ho comprato, è proprio uguale, identico. Per cui... E poi è troppo bello farlo a casa. Ok. Dopo averlo pulito per bene, prendiamo questo che serve per levare i pelucchi. Lo staccate. Serve per levare tutti i pelucchi. Non so se si vede. Comunque ok, adesso è pulito. Prendiamo questo qua giallo, che dovete metterlo così perché c'è la scritta che è l'incontrare, per cui dovete metterlo per così. Mettiamolo dentro. Ok, che questo vi aiuta a metterlo dritto. Che bello però giallo. La cover gialla. Ok, prendiamo il vetro temperato, dovete togliere, rimuovere la plastica che c'è. E attaccarlo. Ovviamente state attenti perché se sbagliate ciò. Allora, adesso io non vedo niente. Allora, in teoria, se lo appoggiate già così, ovviamente siete già dritti, perché vi aiuta questo a metterlo. Ok. Non so se si vede. Ok. Allora, dato che ci sono le bolle, voi dovete prendere quello asciutto, questo qua, e passarlo. Così tirate via le bolle che ci sono.
ci sono le bolle, non so se si vedono. Comunque, posso passare con questo. Allora, prima di tutto tiriamo via questo qua, perché sennò non riusciamo a pulire. Ok, e passiamo questo qua. Allora, in teoria non ci sono le bolle, perché io non le vedo. Le vedete? No. Ok. Prendiamo quello bagnato e lo puliamo sullo specchio. Sul vetro temperato, così almeno è più pulito. Ok, e adesso passiamo con l'asciutto. Come ho detto, è semplicissimo da cambiare il vetro e possono farlo chiunque perché è facilissimo. Come vedete, neanche una bolla, a parte quella che è un po' sporco. Ok, questo è il risultato. Ovviamente io adesso devo pulire anche dietro. Sempre con questo bagnato e poi lo asciugo e poi stessa cosa pulire anche la cover. Comunque quello lo faccio dopo. Questo è il risultato. Non so se lo vedete. Forse così. Si vede che è nuovo. Non c'è neanche una bolla. Proprio neanche uno. E niente, questo è proprio facile a mettere il vetro temperato. Calcolate che lo dovete cambiare solo se avete il vetro scheggiato, perché ovviamente poi dopo sono cavoli, se poi si scade veramente il telefono, proprio si spacca del tutto. Però con 10 euro lo fate a casa, ne avete 3, cosa volete di più? Cioè, è semplice. Allora, sto utilizzando l'altro telefono. Spero che vedete bene il video, anche come la qualità, fatemi sapere perché se no non potevo registrare questo video e farvi vedere come cambiare il vetro temperato. Allora, vi faccio vedere quello di prima che è rotto, ma credo che si vede. E questo. Vedete che praticamente come nuovo, come se ho comprato il telefono nuovo. È semplice, semplice da fare, cioè da metterla. Vi consiglio di fare così, di non sprecare 10 euro, andare in un negozio, eccetera, ok? Che devono guadagnarci anche quelli che mettono queste pellicole o tantomeno il vetro temperato. Però all'inizio anch'io facevo così, poi dopo ho detto perché? Perché? Se basta andare su Amazon con neanche 9 euro, ti pigli 3 di queste perché c'è proprio il kit che vi ho fatto vedere. Questo è il kit dove ci sono 3 vetri temperati. Che adesso io li ho finiti tutte e due, però faccio vedere che ci sono 3 di questi. Per cui. Ah, forse questo era per tirare via le bolle. Credo di sì. Non ho mai capito sto coso, non l'ho mai utilizzato, non ho mai capito sto coso, non l'ho mai utilizzato, però credo che questo serviva per tirare via le bolle, però come avete visto, in 2 secondi, cioè non mi ha lasciato neanche le bolle, cioè lo vedete che non ci sono le bolle? È nuovo, adesso vabbè l'ho sporcato, comunque c'è, nuovo. Sono soddisfatta. È facile da mettere, come avete visto. Cioè, in poco tempo, via, ciao. Ovviamente, questo è quello rotto, che si vede di più. Vedete? Tac, tac, vedete?
E ovviamente quando si rompe, cioè, se voi avete questo graffio qua, con l'altra pellicola, proprio solo pellicola, il vetro del telefono si è proprio rotto. Invece con questo vi aiuta, vi protegge, non con la pellicola che vi dicono di mettere, ma va, questo è il migliore. Ascoltatemi e scrivetemi sotto qua nei commenti se anche voi usate il vetro temperato o le pellicole, che a me non piacciono, meglio questo, 300 volte meglio. Io questi qua, ce ne ho avute tre, l'ho cambiati due forse, due all'anno forse lo cambio di questi, perché giustamente dipende da quello che faccio, se il telefono mi cade, dipende da tutte queste cose qua. Ma vi assicuro che è il migliore. Proprio c'è differenza. Per cui io ve lo consiglio. Questo è il mio nuovo telefono. No, scherzo, non è nuovo. Questo è con l'iPhone 14 Pro. E, cioè, l'ho messo perfetto. Non ha le bolle. Ed è proprio nuovo. Infatti, come vedete dallo specchio, sto registrando con l'iPhone 6. Perché non mi ricordo che iPhone è. Non mi ricordo che iPhone è questo qua, quello che sto registrando, però credo che la qualità non è più buona perché è un po' così così. Comunque, c'è. Cosa c'è? Ne parliamo? Per cui fatemi sapere voi, appunto, se lo fate a casa o se andate al negozio a farvelo mettere. Io ve l'ho fatto vedere, più di così. Credo che questo video sia stato anche utile, credo che ho aiutato per chi non sa mettere la pellicola, cioè la pellicola, il vetro temperato, non proprio, non è la pellicola. Niente, fatemi sapere se volete qualche altro video sul telefono, su non so cosa, qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando seguitemi su Instagram, che anche lì vi metto altre cose diverse, che non ho ancora acceso. E spero che il video vi sia stato utile. Lasciatemi un like, un commentino qua sotto. Se non vi siete iscritti ancora al mio canale, iscrivetevi che ce ne sono tante di recensioni, tante cose utili, eccetera. Tutti video diversi vedete nel mio canale. Se non vi siete iscritti anche al secondo canale, per sicurezza, non si sa mai di que per questo canale qui. Consiglio di andare a iscrivervi anche sul mio secondo canale che è Fragolina Real Official. Ve lo metto qua e vi metto qua anche il nome, così almeno potete seguirmi anche lì e lì ci saranno altri video diversi. Detto questo, posso salutarvi, per cui ci vediamo al prossimo video. Ciao!